Nuovo video sulla lingua, la cultura italiana, ciao a tutti ovviamente, e sulle domande personali. Ora tocca a qual è il tuo segno zodiacale e il tuo colore preferito? Allora, sono dell'acquario e mi piace il grigio, ma anche il blu e il verde. Diciamo che dipende un po' da come mi sento. A volte anche il giallo mi piace un sacco, il rosso. Dipende parecchio, però il grigio in generale mi piace sempre. Se devo scegliere un vestito, un maglione, una maglietta, di solito punto sul grigio. Scusate, ma ho ancora un po' di raffreddore e tosse in circolo, quindi se sentite la mia voce più strana del solito è per quello. Il libro preferito, poema, citazione? Allora, di autori italiani. Probabilmente Gianni Rodari, che è un autore della mia zona, tra l'altro, che ha scritto tante storie per ragazzi, ma che hanno un valore molto più profondo, quindi se vengono lette di nuovo da adulti hanno tutto un altro sapore e insegnano molto. Quindi lui probabilmente è uno dei miei autori preferiti. E Le avventure di Cipollino, vi direi, che è uno dei suoi libri, ma non è l'unico, ne ha scritti tantissimi, sono tutti bellissimi e ha scritto anche molte filastrocche che trovate anche tradotte su Sei Italiano. Sei capace a disegnare? Disegnaci qualcosa. Allora, non so disegnare molto bene, però so fare degli schizzi. Ogni tanto li faccio e potete vedere ad esempio su un altro video che ho fatto, che ci sono questi segnalibri in cui ho fatto degli schizzi particolari. Questo è il massimo della mia abilità di disegno, altrimenti direi che faccio abbastanza schifo a disegnare, soprattutto le persone. Scrivici qualcosa. Cosa vi posso scrivere? Vabbè, questa è la mia scrittura. Comunque vi scrivo. Scrivo un ciao più piccolo, che se viene messo a fuoco forse è anche più bello. E come state? Non scrivo molto bene, vero? In corsivo? No, decisamente no. Cos'altro posso dirvi? Direi di fare un altro video per cambiare argomento e dimenticare la mia inabilità a scrivere e a disegnare. Quindi ci vediamo al prossimo video.